Ricordi sono tantissimi, poi sparpagliati negli anni di Roma, di Parma, di noi ragazzini, bambini, e poi adulti, e poi Bernardo Bavia, insomma, cene incredibili a Trastevere, dopo, insomma, ne ho tanti di racconti che starei qui un pomeriggio intero. C'è un aneddoto in particolare che è Ma rimasto. l'aneddoto è sempre quello di quando ho fatto il film, io ero un pittore, tuttora, ma non ero certo un attore. A un certo punto mi dice tu farai il film, abbiamo fatto un provino e a mezzogiorno, a ora di pranzo, mi ha detto tu farai Fabrizio del Dongo. E io nella mia follia ho detto di sì, non essendo un attore. Diciamo che questa è la cosa più forte dell'incontro. Però io preferisco sempre sulla morte parlare della vita. Allora Bernardo era un uomo forte in tutti i sensi. Quando giravamo il film lui aveva 22, 23 anni, io 21, Stolaro 24. Nonostante che eravamo insieme da ragazzini al piccolo teatro a vedere tutti i film, le serie, Bergman, non Bergman, più film c'erano meglio era, e poi si discuteva, c'era una passione sfrenata. Dopo fare un film me lo ritrovo regista che comanda e comanda. A che modo? A suo modo vero, sembrava un regista che aveva fatto 30 film, un regista navigato, che però non c'entra con l'amicizia o i ricordi, quelle sono due cose, quello è il lavoro e lui lì proprio si è rivelato, cioè, ha preso 9 Oscar, non è che ne ha presi uno, ha convinto gli americani a fare dei film con le bandiere rosse, secondo me non avevano capito. Della rivoluzione tutto PC, tutte bandiere e il produttore era un industriale di Milano che secondo me non aveva letto ma non aveva capito neanche lui. Insomma, ci vuole una forza bestiale. Era simpatico, colto. Diciamo che quello che ricordo più bello è quando l'ho rincontrato per l'intervista di Poltrone Rosse. È un po' che non ci vedevamo. Prima ci vedevamo alle cene, insomma. Era un po' che non lo vedevo e ha fatto un'intervista bellissima, forse perché c'ero io, forse perché eravamo amici, forse perché uno viene fuori tutto il ricordo infantile delle due famiglie parmigiane di rilievo, no? L'altro abbiamo visto, insomma, cos'è? Da regista, da detto ai lavori, un film preferito c'è? Ma io preferisco per tanti motivi, potrei spezzarli, dire questo, quello, quell'altro. Diciamo fa un cinema potente. Non ero sempre d'accordo, ma Il conformista è un capolavoro. Infatti, dal via al suo successo americano. Lì Storaro fa una fotografia incredibile, Scarfiotti fa delle scenografie incredibili, i soldi non bastano, il produttore era Giovanni Bertolucci. Però anche lì la passione sfrenata di fare il bello, un film con atmosfera, io lo trovo bellissimo. Anche Strategia del Ragno mi piace molto. Poi gli altri sono colossal, io lo preferisco quando dirige i bambini che quando dirige i grandi. I grandi perde, non so perché, forse sbaglio io, ma perde i colpi. Quando sono ragazzini sono stupendi e lui non ha figli, eh. Proprio anche nel Novecento tutta la parte dei loro ragazzini è stupenda. E così l'ultimo imperatore. Bertolucci è stata una persona, di una forza culturale unica, tra le persone più profonde che ho conosciuto da questo punto di vista, perché è stato un uomo capace di dialogare con forme d'arte diverse, nonostante si esprimesse principalmente con il cinema, ed è stato un uomo di una straordinaria curiosità. Io ricordo veramente già un po' con rammarico tante discussioni fatte con lui, intorno a serie televisive, intorno a forme di spettacolo e di intrattenimento che apparentemente potevano avere poco a che fare con un uomo così profondo, con un uomo che aveva vissuto sostanzialmente anni incredibili nella storia del cinema e della cultura mondiale. E invece era un curioso, era un sognatore, era qualcuno che aveva voglia di mettersi costantemente in gioco e purtroppo negli ultimi anni le sue condizioni di salute gli hanno impedito di lavorare su progetti, su sceneggiature e su situazioni che aveva in mente e credo sarebbero state, molto stimolanti per lui e molto arricchenti per noi. Ho il ricordo di una persona gentile, di una persona che aveva voglia di parlare
parlare, di confrontarsi, che aveva voglia di colmare anche i gap generazionali che lo dividevano spesso dai suoi tanti ammiratori più giovani di lui, che aveva voglia di stare vicino ai giovani, agli occupanti, a chi protestava, a chi credeva ancora in un cinema come forma capace di spiegarci il nostro tempo. C'è un aneddoto in particolare che gli è rimasto, che gli è rimasto in mente? Un aneddoto in particolare, no, ce ne sono tanti, tante emozioni, tanti volti, tante occasioni. Se dovessi raccontarne uno, mi viene in mente una volta in cui sono a trovarlo a Todi, nella sua villa di Todi, e mi ha portato vicino alla sua piscina in un punto in cui mi ha detto: "Vieni che ti faccio vedere il Monte Navert, il monte che si vede a Casarola". Ecco, lui a Todi vedeva Casarola, dovunque andava vedeva la sua terra, vedeva la pianura, vedeva la Bassa, vedeva Parma, con cui ha avuto un rapporto contraddittorio. Ecco, questo era Bernardo Bertolucci, un grande geografo, un grande viaggiatore che sapeva cogliere lo spirito dei luoghi, che sapeva costruirvi la sua poetica e soprattutto che sapeva non dimenticare mai il luogo da cui era partito. Da critico cinematografico, c'è un film preferito? Ma se devo dire il mio preferito in assoluto è Strategia del Ragno. Trovo Strategia del Ragno uno dei film più complessi, completi e che meglio restituiscono le contraddizioni e la forza del cinema di Bernardo. Poi è chiaro che ogni film che mi viene in mente adesso è un film che rivedrei domani mattina, però se mi viene chiesto un titolo scelgo sempre Strategia del Ragno.